Ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Hideki. Per via dell'ennesimo problema tecnico, e per questo mi scuso per l'ennesima volta, mi dispiace ragazzi, sono costretto a trattare l'episodio in questa maniera alternativa, ricorrendo per questo alla numerazione .5 per la prima volta ufficialmente su questo canale. In questo episodio avremmo infatti dovuto seguire le avventure di Cyrus, impegnato a ricercare un tomo scomparso dalla biblioteca della sua accademia, un volume molto misterioso, che lo porterà all'inizio di un confronto tra se stesso e delle forze oscure e maligne che cercheranno di dissuaderlo dal suo obiettivo. Tutto però comincia in questa cittadina sperduta nel nulla, dove incontreremo una vecchia conoscenza del professore. In precedenza, Cyrus si lascia alle spalle l'Accademia e parte alla ricerca del tomo perduto, dai profondi recessi dell'inferno. La scomparsa del volume è un enigma avvolto nel mistero, un enigma che tuttavia accende la sua curiosità da erudito. Determinato a indagare, il professore subisce persino l'onta di perdere il posto, ma è un minuscolo prezzo da pagare, di fronte alla possibilità di risolvere l'affascinante arcano. E così Cyrus si mette in viaggio verso Punta Cava per consultare una vecchia collega che potrebbe chiarire i suoi dubbi. E così questa è Punta Cava. Stento a credere siano trascorsi 10 anni da quando Odette ha lasciato l'accademia. Mentre la sua casa era... Ah, che sbadato, l'aveva scritto nella lettera. Chissà come se la passa di questi tempi. Hai le carte in regola per diventare un insigne erudito, Cyrus. Ma permettimi di offrirti un umile consiglio. Nonostante il tuo fine intelletto, sei sempre stato goffo nelle questioni di cuore. Capisco che per te gli studi vengano prima di tutto, ma dovresti riflettere sul tuo rapporto con il gentil sesso. Sei più attraente di quanto tu non creda. Sta attento se non vuoi essere frainteso nei gesti e nelle parole da chi ti circonda. Non avrei dovuto rileggerla. La prima volta quasi soffocavo dalle risate, ora invece suona quasi profetica. Cacciato dall'Accademia per uno scandalo montato ad arte. Immagino le risate di Odette non appena verrà a saperlo. Ma è inutile preoccuparsi, del resto presto o tardi dovrò affrontarla. Cerco di curare il mio aspetto, questo è vero. Ma è possibile che il mio volto sia seducente persino? Oh, me tapino, condannato a sottovalutare in eterno la portata del mio fascino. Anyhow, here we are. Yes, yes, I'll be right there. It's been some time, Odette. You're still here. I guess I'm not suffering from fatigue-induced hallucinations after all. It's me, Odette, in the flesh. Good to see you as hale and hearty as ever. And you're as insufferable as ever, no doubt. What are you waiting for? Come in already. Don't mind if I do. How did I know that would be your reaction?
were practically joined at the hip back in the day. Just watching you go about was fun in and of itself. I always had a hunch you'd end up in trouble with the ladies, but to think it would happen with the princess of all people! Somehow, you've managed to exceed even my wildest expectations. By expelling me, they hope to protect Her Highness's good name. Needless to say, there's no truth in any of this. Of course, I'm sure it's all as you say. Her Highness and this Therese are just your pupils. They have no romantic interest in you in the slightest. You're something else, Cyrus. But it's a relief to find your powers of observation are as keen as ever. Well, did you come all this way just to entertain me? If so, congratulations on a job well done. Save your congratulations for another time. I've come in search of a certain tome. Are you perchance familiar with From the Far Reaches of Hell? A cheery title if I've ever heard one. I can tell you that it's a compendium of ancient rites and rituals. Not that I've read it myself, of course. I know that much. I was hoping you could tell me more. Not much more. It touches upon necromancy, I believe. Necromancy? Necromancy. That said, as to what extent, I know little. Capisco. Ero certo che tra tutti nessuno meglio di te avrebbe potuto illuminarmi. Stai cercando di lusingarmi, forse? D'accordo, ma mi servirà tempo. Non appena avrò risolto l'inghippo a cui sto lavorando, svolgerò qualche indagine. Oh, un inghippo? Ed è stata la mia curiosità. Pensavo fossi il genere di donna da liquidare ogni piccolo intoppo prima che ingigantisca. Non sei granché come adulatore, devo dirtelo. Comunque già che sei qui potrei avvalermi del tuo aiuto. Vuole il caso che ultimamente siano scomparse diverse persone. In circostanze sospette, immagino. Naturally. Esatto, molti sembrano essersi letteralmente volatilizzati. Uno di loro si era recato a fare spesa alla bottega del quartiere e non è mai rientrato. Un altro ha svoltato l'angolo ed è svanito nel nulla, lasciando sbigottito l'amico che passeggiava al suo fianco. In totale sono 10 gli uomini e le donne scomparsi con queste modalità negli ultimi 6 mesi. Inusuale a dir poco. Risparmiami l'espressione amareggiata, caro il mio svitato. Allora, hai qualche ipotesi? Sarebbe imprudente saltare a una conclusione prima di aver svolto delle indagini. Perfetto, grazie. Sapevo di poter contare su di te. Durante la tua assenza raccoglierò informazioni su quel tomo. As you wish. Mi sembra uno scambio equo. D'altra parte, ammetto che avere l'opportunità di risolvere questo singolare enigma è di per sé un premio. I see. Non mi dire. Beh, buone indagini. E dopo un'accurata indagine, il professore se ne esce con questa deduzione. Con questo, penso di avere tutte le informazioni necessarie per risolvere il caso. Sì, il colpevole si è sicuramente insinuato nel sottosuolo per far sparire le sue vittime. Dovrei andare a controllare di persona.
Ok, questo mettilo prima di questa cinematica. Aha. Eccomi qui. A quanto pare questi acquedotti sono antecedenti alla fondazione del villaggio. È probabile che in pochi siano consapevoli della loro esistenza. Sarà necessaria un'accurata ispezione. Ma devo agire con circospezione. Per quanto ne so, il colpevole potrebbe celarsi tra queste ombre. Procederò con cautela. Del resto, non sarei di alcun aiuto se cadessi vittima del nostro lestofante. Perbacco. Chi avrebbe immaginato che sotto la superficie esistessero strutture così elaborate? È morto. Ma questo cosa diamine è? È come se il sangue fosse defluito dal corpo. E cosa c'è sopra questi strani simboli? Qui si è chiaramente consumata una scena stregoneria. Queste gemme... Cielo, se la mia ipotesi è corretta... Devono essere composte da sangue umano cristallizzato. Eppure, sembra una miscela di infinite tonalità di rosso differenti. Forse ogni gemma contiene il sangue di più vittime? Dei del cielo, quali orrori sono stati compiuti? Su quanti innocenti ha infierito questo stregone bramoso di sangue? Quantomeno ora conosciamo il movente dei rapimenti. Non abbiamo a che vedere con un comune criminale. No, stento a considerarlo anche solo un essere umano. Succhiare il sangue degli uomini e delle donne di questo sventurato villaggio per poi disfarsene. Un autentico demone si aggira tra noi. Una cosa è chiara, questo mostro deve essere fermato prima che possa commettere altre nefandezze. Come accademico non posso nascondere di subire il fascino delle arti oscure. Metterle in pratica, d'altra parte, supera ogni limite. Questo cos'è? La giovane donna in questa cella è ancora viva! Devo liberarla se non voglio che vada incontro al medesimo destino degli altri. And who might you be? Just a scholar of no particular repute. I was passing through and could not help but notice these odd gemstones. Are they perhaps your work? And these strange glyphs, are they not runes of High Hornbergian? Are they now? The tomes of ancient Hornberg were lost long ago. No ordinary scholar would be privy to this knowledge. But how could any self-respecting academic perform such horrors? Ho ho! Seems you're more of a scholar than you give yourself credit for. They still live, yes? You know what's best for you. You'll free them at once. Well, since you asked so nicely... No, I think not. A shame.
If only you hadn't come poking around my secrets. I wouldn't have minded picking your brain. Now I'll have to settle for sucking your blood! E dopo una battaglia furiosa contro questo demone assetato di sangue, Cyrus sconfigge Gideon e tra i suoi averi rinviene una versione ridotta di Dai profondi recessi dell'inferno. Uff, sono ancora vivi, nonostante tutto. E questo? Non può essere. Una copia di Dai profondi recessi dell'inferno. Oh, che disdetta. È un'edizione parziale, tradotta in lingua moderna. E a parte le istruzioni essenziali per eseguire i riti e i reagenti necessari, tutti gli altri dettagli sono stati omessi. Diamine, non parla neppure dei possibili usi di questi cristalli di sangue. E questo? Un lembo di pergamena era inserito tra le pagine. Calcoli sul numero di cavi necessari per creare un cristallo di sangue. C'è un appunto. Primo esemplare perfettamente sintetizzato e consegnato. Consegnato? Possibile che qualcuno abbia commissionato quell'orribile pietra? Posso solo azzardare ipotesi, ma il colpevole potrebbe essere collegato al tomo rubato che sto cercando. Dove mi trovo? Ah, sei di nuovo tra noi, signorina. Mi sento... Sei ancora sotto l'influsso delle droghe somministrate da quel mostro. Riposati, devi recuperare le forze. Tu chi sei? Excuse me. Ottima domanda, mia cara, a cui sarò più che lieto di rispondere. E infine, Cyrus torna da Odette e l'aggiorna su quanto è emerso. Insieme decidono di analizzare il misterioso libro. Ad ogni modo, Odette, c'è un favore che vorrei chiederti. Un altro? Ti prego di notare la mia totale mancanza di stupore. Il nostro rapitore era in possesso di una traduzione parziale di Dai profondi recessi dell'inferno. Stai scherzando? Come puoi immaginare, potrebbe trattarsi di un indizio fondamentale. Devo scoprire dove e da chi sia stato tradotto. Fammi vedere. Chiunque l'abbia fatto rilegare non ha badato a spese. L'ho notato anch'io. Non molti rilegatori in questo regno sarebbero in grado di produrre un volume del genere. D'accordo, ti aiuterò. Ti sono grato. Eureka! Hai trovato qualcosa? La carta sottile e resistente di queste pagine è ricavata dal più pregiato dei legni di pino. Mentre la trama rosso vivo della legatura la identifica senza timore di smentita come pelle d'agnello conciata. C'è un solo luogo in tutto il regno in cui entrambe le materie prime sono disponibili in quantità sufficienti. Pietregida, senza alcun dubbio. È lì che ti recherai ora, quindi. Dove altrimenti? Devo risalire a questo libro, Odette. E trovarlo prima che altri orrori si abbattano sul nostro amato regno. La mia non era una domanda per la cronaca. You're still here. I am, but not a moment longer. Thank you for everything, Odette. I am in your debt. You helped out a little here. What say we call it even?
Be safe, Cyrus. I have a hunch you're poking around in something far more sinister than either of us can imagine. I am well aware of the danger. I will exercise due caution. Due caution? I'll believe it once you quit diving headfirst into whatever you think smells of mystery. A man cannot so easily change his God-given disposition. You said it was 15 years ago that the tome was stolen. That I did. What of it? As you may recall, the then headmaster of the Academy died under mysterious circumstances that very same year. And you believe the two incidents are connected somehow? No, I just like spouting valedictory trivia. But now that you mention it, the disorder following the incident would offer a convenient opportunity to misappropriate an article from the archives, wouldn't you say? Your insight is invaluable and appreciated. I will keep this in mind. I mean it, Cyrus. Be careful out there. I will. And I'll return as soon as I get to the bottom of this. You have my word. I'll be waiting with bells on. E così Cyrus saluta Punta Cava, ha sottratto a perfide mani un volume tradotto, che ora lo guida verso la prossima destinazione. Pietreggida, la città sugli altopiani, luogo in cui si cela la copia originale del tomo scomparso. Infine, il professore prosegue nella sua ricerca della verità. E viene seguito da un sicario. Alla prossima, ragazzi!